Ma sai che va bene. Dove passa il contasecondi? Certo, ragazzi. Sei rosso. Giugno 2015, qui, piazza San Giovanni, è il primo grande collettivo pubblico atto di resistenza a questo tentativo. Questa deriva. Poi faremo un'altra cioè, secondo noi faremo un'altra comunicazione. Pensare che appartiene alla cultura e alla civiltà del nostro popolo, che non è niente che deve essere mai, è il frutto dell'iniziativa, la mobilizzazione da parte di tutti i poteri, e niente aveva che vedere con il popolo, niente aveva che vedere con il popolo. Amico, tiriamo fuori la nostra bandiera, che è la bandiera della pace, della giustizia, ma dell'arte, che la pace e la giustizia c'è nella produzione della razza umana, nella sua funzione creatrice. Mettetevi vicino alla pace, non si sente niente. Questa è la pace, non è la pace dei morti, tantomeno la pace dei cimiteri. La nostra è la pace dell'arte, la pace della creatività, la pace di tutti coloro che creano e hanno il diritto di creare, compreso la vita degli altri, dei propri figli, capito? Cosa che questi non vogliono. Finalmente qualcuno si è reso conto, e noi lo dicevamo dagli anni 50, questa manifestazione è un punto di arrivo, perché nel momento, in cui comincia l'umanità a rendersi conto che i loro signori, nel loro progetto di annichilimento della razza umana, altro che demoniaco, sono arrivati a questo punto, ma adesso queste persone qui se ne rendono conto. Ma il progetto lo sappiamo qual è. È un progetto che esiste da moltissimo tempo. Sono sempre loro i nemici della razza umana e di ogni forma di vivente, perché loro sono gli uomini della finanza, e la finanza è morte, è morte. La cosa, no, soprattutto è un falso ideologico, ma soprattutto la nascita di un figlio o la programmazione di un figlio è prima di tutto un'idea del mondo. Cioè, quando uno mette al mondo un figlio è perché c'ha un'idea di creatività e un progetto di costruzione di una persona e di una famiglia più estesa, della riproduzione della specie, tutta una serie di coinvolgimenti antropologici, e qui è assolutamente improprio dover elencare e poterlo elencare, ma che è la base fondamentale di qualunque azione di uomo adulto o donna adulta. Esatto, è l'atto creativo per eccellenza. Qual è l'atto creativo per eccellenza? La nascita di un figlio, è quello che loro non vogliono. È loro quello che non vogliono, perché loro gli unici che contano sono i loro figli. Il progetto, come ho detto, pluriforme, diciamo così, è l'aspetto più deleterio del progetto, ma non solo, e cioè il progetto di attacco all'uomo, all'antropo, a ciò che è veramente, diciamo, il circuito logico che diciamo, comprende e circoscrive l'entità umana, è un progetto messo in atto da questi signori che comprende le rinunce e l'eliminazione di ogni diritto civile, di ogni diritto sociale, di ogni diritto economico, di ogni diritto della proprietà, di ogni diritto della concetto individuale, non della loro individuale, certamente individuale e sociale, e quindi la proprietà della moneta, che è la prima cosa importante in una vita strutturata socialmente e diciamo a ampio spettro di rappresentazione dell'uomo. L'uomo oggi si rappresenta in mille forme, e una delle forme più importante è attraverso la moneta, che racchiude la valutazione e il valore di tutte le altre prestazioni che l'uomo può esprimere. Ecco, questa, la prestazione più importante di qualunque uomo è la creazione di una nuova vita, e quindi di un uomo, è l'atto essenziale della prosecuzione della stirpe. Signori, noi sappiamo dove stanno, stanno a Wall Street, stanno nelle sinagoghe, sono sempre loro, stanno nella City, ecco lì la grande sinagoga, questa che vuole la morte dell'umanità, è chiaro.
e il futuro della famiglia. E consapevoli che fare male alla famiglia significa fare male all'Italia. Ma se oggi siamo qui e percepire un'emergenza, andiamo oltre. Oggi le famiglie italiane, questo è un passo importante, è una pietra miliare importante di presa di consapevolezza dell'accento comune. E qui finalmente si rende conto che la misura è colma. E qui il punto. No, e siamo alla fine. Perché nel momento in cui sei sull'ultima trincea, e questa è l'ultima trincea, perché qual è l'ultima trincea? Quella della difesa della natura come tale. Questa è l'ultima trincea, poi non c'è più nient'altro. Questi preti che hanno traccheggiato con questa gente e continuano ancora a trafficare con loro, adesso in questo momento è ora che si decidano. È il momento dello schieramento. Se no li mettiamo assieme a loro. Noi li mettiamo assieme a loro. In questo momento la gente si è schierata ed è questa la funzione più importante di questa giornata. Cioè qui c'è la presa di coscienza e la presa di posizione su una determinata barricata, non quella loro, quella nostra.